Nuove informazioni sulle motivazioni del delitto di Assago emergono dall'interrogatorio di Andrea Tombolini. Quando ho visto che tra i clienti vi era un calciatore, ho provato invidia perché lui stava bene ed io male. L'ho quindi colpito con un coltello che avevo in mano e potevo fermarmi lì. Invece non so cosa mi è preso, ha detto al PM, e ho cominciato a colpire anche altre persone. Queste le sue parole messe a verbale. Il calciatore a cui si riferisce è Pablo Marí, difensore del Monza, ferito durante gli accoltellamenti al centro commerciale di giovedì sera. Se devo descrivere un sentimento che ho avuto nell'occasione, era quello di invidia perché le persone che ho colpito stavano bene, mentre io stavo male. Ritengo di avere un tumore e di dover morire, continua Tombolini. Poche ore prima, infatti, era stato sottoposto a una gastroscopia con sedazione, a seguito della quale, nonostante le rassicurazioni mediche, avrebbe iniziato a maturare pensieri ossessivi ipocondriaci, riferiti anche dal medico curante, pensieri che avrebbero poi scatenato la furia omicida, si legge nel provvedimento firmato dal giudice Patrizia Nobile. Per Tombolini è stata disposta la misura cautelare nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo di Milano. Il giudice sottolinea il carattere brutale ed efferato delle aggressioni e lo sproporzionato livello di violenza che fanno emergere una personalità priva di freni inibitori, capace di manifestazioni di incontrollabile brutale violenza. A ciò deve aggiungersi la considerazione, prosegue la Nobile, che si è trattato di un raptus improvviso di cui si ignorano ancora con precisione le cause. A proposito della condizione psichiatrica di Tombolini, pur non essendovi traccia documentale di una storia psichiatrica dell'indagato, difficilmente una furia omicidia di tale portata può essersi scatenata all'improvviso, sostiene il giudice, senza alcuna avvisaglia di un qualche cambiamento dei processi cognitivi ed emotivi, e soprattutto altrettanto difficilmente può restare un episodio isolato, sia nel caso in cui sia dovuta a un qualche scompenso psicotico che ad un qualche processo cognitivo o emotivo che non ne abbia inficiato la coscienza e la volontà. Non si conoscono quindi ancora le cause del raptus di Tombolini, ma quel che è certo per i giudici è che i fatti bastano e avanzano a ritenerlo un soggetto pericoloso. Durante l'interrogatorio l'uomo anche ammesso di aver fatto in passato largo uso di sostanze stupefacenti come l'LSD, motivo per il quale ha seguito un periodo di terapia psichiatrica.